Cercherò di stare il più breve tempo possibile, ribadendo che il Movimento 5 Stelle già venerdì non ha aderito, non ha organizzato la protesta, l'ha detto, e lunedì è stato l'unico gruppo del Consiglio Comunale che ha fatto un comunicato per chiedere che le violenze venissero fermate. Però mi sembra che veramente ci sia difficoltà ancora da parte di alcuni nel capire questa protesta, che è molto complessa, perché ci sono almeno due parti, in realtà probabilmente ce ne sono 5 o 6, lunedì c'era persino i centri sociali qui sotto, ma c'è una parte, se volete, di destra, quella legata agli ultra, quella legata a questo preoccupante personaggio Calvani che ieri offriva addirittura il treno per andare a Roma, cosa veramente inquietante, a manifestare, andiamo tutti. Però c'è anche un altro pezzo di piazza, quello guidato dagli ambulanti, che è semplicemente gente esasperata che è andata lì pensando di fare una manifestazione pacifica, forse non essendo neanche tanto abituata a manifestare in senso politico, almeno alcuni, e quindi forse nemmeno immaginandosi quello che sarebbe successo. E di fronte a questo la reazione è stata un po', secondo me, fuori dalle righe, cioè devo dire la politica è stata completamente assente. Secondo me questi 3 giorni il Consiglio Comunale non ha fatto una bella figura, perché c'è stato un sostanziale silenzio, e a parte il sindaco che ha parlato, ma noi come Consiglio Comunale secondo me ci siamo espressi troppo poco, io poi vi dirò cosa ho fatto io, però veramente anche alcune delle risposte sembravano veramente un po' una dichiarazione di fastidio del tipo chissà chi sono questi 4 ignoranti che vanno in piazza e gridano di essere sfruttati, cioè, non sembrava invece un desiderio di capire. Allora io ho cercato invece di capire, perché credo che il nostro dovere sia quello di ascoltare e capire cosa succede in città. E appunto, credo che non si possa liquidare questa protesta come interpretazioni fantasiose che ho sentito, tipo arrivano i fascisti con la violenza, ci sono improvvisamente 20.000 fascisti a Torino che scendono in piazza e spaccano tutto. Cioè. Credo che però sia veramente invece una questione di ascoltare. Io ieri sera sono andato in questa piazza dove c'erano gli interventi dalla piazza, dalla folla, un'assemblea poi libera in cui alla fine, tra l'altro, sono arrivati i sostenitori di questo Calvani dicendo spostatevi tutti da Piazza Castello a Piazza Vittorio perché c'era il comizio del coordinatore e la piazza gli ha fatto una pernacchia e ha detto noi restiamo qua, non andiamo a ascoltare nessuno. È iniziata appunto un'assemblea in cui chi voleva prendeva la parola, io ne ho registrato una mezz'oretta, ne ho fatto un video di 8 minuti che adesso sta girando e che vi invito veramente a vedere per capire chi era in quella piazza, in quella parte della piazza. Intanto è iniziato con una dissociazione totale quando è arrivato un gruppo minaccioso sotto la regione, gli ambulanti d'altra parte invitavano tutti a venire via e a spostarsi dall'altro lato della piazza e poi si è scoperto che lì c'erano di tutto, cioè c'erano disoccupati, c'erano piccoli imprenditori che hanno chiuso l'azienda per venire lì e a manifestare, c'era una signora invalida di 52 anni che ha perso il lavoro e dice adesso chi mi dà un lavoro, c'erano gli studenti che dicevano io vedo mia mamma che non riesce più a pagare le bollette e per mio fratello mi chiedono 200 euro al mese per andare a scuola e non sappiamo più come fare alla fine, io cerco un lavoro e non lo trovo, devo fare 2.000 lavori per riuscire ad aiutare mia mamma, cioè c'era un personaggio qua sotto lunedì con un cappio e tutti a dire vedi vogliono impiccare i politici, no, bastava andare a parlargli per scoprire che il cappio se l'era messo attorno al suo collo per dire io sto finendo così. Quindi è anche molto facile liquidare le cose da 3 foto senza andare a vedere le cose, quindi veramente vi invito a guardare questo video. Credo però che appunto la politica debba dare delle risposte, cioè chiaramente questa è una protesta confusa, non sanno probabilmente neanche loro esattamente che cosa vogliono, se non un generico tutti a casa, vogliamo un futuro, vogliamo che le cose finiscano, non hanno una capacità di disegnare una strategia politica per ottenere quello che vogliono e proprio questo li rende suscettibili di strumentalizzazione, di essere cavalcati, di essere, come sicuramente qualcuno vuole fare, magari trascinati tutti dietro a un fenomeno di destra, violento, un golpe militare o quello che può essere. Ed è proprio per quello che la politica ha la responsabilità di mantenere un canale con queste persone, di andargli a parlare, di dargli una speranza, di comunque trovare il modo di ascoltarli, perché se no li consegniamo noi nelle mani di chi vuole fare il golpe militare e trovarsi le folle da portare a Roma per sostenerlo. E però bisogna dire che non basta la risposta della fermezza giusta e di garantire di fermare le violenze, eccetera, che anche noi abbiamo invitato a fare, però ci vogliono delle risposte sociali. E io queste oggi proprio non le ho sentite. Intanto ci vogliono dei gesti, perché chiaramente per questa gente che c'è in piazza, il fatto che resti in carica un consiglio regionale in cui la maggior parte dei consiglieri regionali ha rubato soldi pubblici, scritto su tutti i giornali, è una provocazione, l'hanno scritto tutti i giornali. È evidente, ragazzi, cioè saranno i processi dei giornali, ma questa cosa è evidente a tutti. Allora una riflessione ci vuole, perché io capisco e condivido il fatto che la politica non si debba piegare alle richieste della piazza, eccetera, ma questo non lo pensano i 1.000 lì, lo pensa il 90% dei torinesi. E se non si dà una risposta su quel piano lì, tutto il resto, la credibilità della politica va sotto zero. Assolutamente.
E però anche qui, scusatemi, anche i colleghi del Partito Democratico, io ho sentito degli interventi, cioè la prima cosa che dice il partito che governa la città, quello che dovrebbe rappresentare il progressismo è la solidarietà al sindaco che chiedeva gli interventi duri e la fermezza, e siamo stati durissimi e bravi e vai così, cioè ci vuole una risposta sociale. Bertone, le segnalo il tempo prima Grazie. Che il consigliere Cassiani mi dia le porte. Ha ragione, grazie. Guardi, concludo, ci dico solo una cosetta, datemi 30 secondi. Qui dobbiamo pensare tutti insieme a una risposta sociale di tutti i problemi, della pressione fiscale troppo alta, della mancanza di un reddito di sostegno di qualunque genere per chi perde il lavoro, di qualcosa per il lavoro, per la casa, lo sappiamo tutti i temi, però bisogna che arrivino queste risposte qui. Noi come Movimento 5 Stelle sentiamo anche una responsabilità in più, perché sappiamo che in quella piazza c'erano tante persone che comunque simpatizzavano per noi, e sentiamo la responsabilità di doverle ricondurre nell'ambito di una protesta, se volete anche ferma, ma democratica, che si sfoghi per le vie della politica. E questo è il motivo per cui io sono andato in piazza, ho parlato con queste persone e sto cercando di tenere aperto un canale. Spero che tutte le forze politiche vorranno adottare un atteggiamento di questo genere. Grazie. Grazie consigliere Bertola.